Bene, benvenuti in questo nuovo video, io sono Nicola e come al solito mi trovo qua al Lago Trasimeno perché andremo a scoprire, come avete letto da titolo, chi vince e quante sono le differenze tra l'Autel Nano Plus e l'Autel Nano Standard. I nuovi droni di casa Autel, test diviso in due parti, perché in realtà questa mattina ho messo la sveglia presto per fare l'alba e quindi fare un test a bassa luminosità con i due droni, ma il mio nuovo Nano Standard, purtroppo anche questo, ha avuto innumerevoli problemi. E quindi, prima di passare alle immagini, sperando di poterle fare almeno adesso al tramonto, voglio subito dirvi una cosa. Io appena arrivato ho definito il Nano Standard il brutto anatroccolo, questo perché sinceramente ne ho comprati tre e tutti e tre mi hanno dato dei problemi. Questo non si attivava, poi oggi non leggeva l'SD card e è il motivo per cui non ho potuto fare le riprese questa mattina, e poi il gimbal si muoveva tutto, non era assolutamente stabilizzato pur avendo calibrato tutto. Insomma, mille problemi. Nano Plus invece, mi sono consolato almeno con lui questa mattina e quindi ho già visto le prime riprese, le prime foto fatte in RAW, JPEG e il video 4K a 30 fps all'alba in una condizione di scarsa luminosità, e devo dire che sì, Autel Nano Plus è davvero un gran bel drone per essere un drone da 250 grammi, qualità d'immagine che mi ha sorpreso davvero. E quindi mi viene a chiedere: ma come mai Autel ha deciso di fare questa insana scelta di uscirsene con due droni, di cui uno a quanto pare va bene e l'altro a quanto pare è pieno di difetti? Non lo so, una politica commerciale che assolutamente non mi ha convinto. Ribadisco, ho acquistato ben tre Nano Standard acquistati da tre rivenditori differenti e quindi, diciamo, oltre una certa soglia di prove e di acquisti, credo che la sfortuna venga un po' meno. Posso essere sfortunata la prima, ma negli ultimi 5 anni, quindi da quando ho iniziato a volare con il drone, ho attivato circa 100 droni, poco meno di 100 droni, e grandi problemi non li ho avuti mai. E quindi, che dire, io sono molto molto deluso da questo Nano Standard, perché è veramente un continuo rincorrere e provare a risolvere i problemi. Ringrazio chi intanto è riuscito a darmi una mano, visto che non è stata l'assistenza di Autel, assistenza assolutamente non presente, inutile, perché quando non riuscivo ad attivare lui, un utente qua nella community di YouTube, dopo un mio post, è riuscito a darmi una mano. Quindi il drone con iOS non si attiva, con Android dopo una serie di tentativi si è attivato, incredibile ma vero. E quindi non lo so, ora mi auguro sia tutto ok, spero che l'SD card venga letta a differenza di questa mattina. Accendo tutto, siamo quasi al tramonto e andiamo a vedere questo test e confronto tra i due droni. Al di là di quello che vi ho detto, in un confronto di sola camera, visto che teoricamente i droni sono identici, anche se questo non ha problemi e l'altro sì, quindi in un confronto di sola camera ha senso secondo voi spendere 200 euro in più o 200 euro in meno per uno dei due? Attendo appunto questo confronto per tirare le somme, perché la qualità del Nano Plus mi è piaciuta molto, ma fino a quando non vedrò il confronto delle stesse immagini fatte in contemporanea con i due droni non potrò ovviamente dare un giudizio finale. In ogni caso vi ricordo che troverete tutti i filmati originali, foto e video dei due droni nel nostro gruppo di Telegram. Iscrivetevi qua al canale, perché poi, terminato questo test, appena il sole va giù, quindi saremo in una condizione di ben oltre il tramonto, quindi la classica blue hour, farò un altro confronto che scoprirete in un altro video dedicato tra Nano Plus e Air 2S. Quindi rimanete belli sintonizzati, belli caldi, iscrivetevi, ora accendo tutto e si va. Ok, Nano Standard che sembra voler funzionare oggi, l'SD card è stata letta, ora vado ad alzare invece il Nano Plus e poi si parte. Ebbene, Nano Standard, Nano Plus, tutti e due live, 4K 30 fps per entrambi, foto, JPEG e RAW e si va.
Ebbene, sono riuscito finalmente a fare questo test tra Nano Plus e Nano Light. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ve ne pare di questi due droni e se con questo tipo di luce è davvero così tanto visibile la differenza del sensore. Ricordo che il Nano Plus ha un sensore da 0,78 pollici, mentre il Nano Base ha un sensore da mezzo pollice. L'abbiamo visto anche a confronto con il Mavic Air 2, ho pubblicato qua il video poche ore fa, quindi diciamo che la camera comunque di questi droni, anche nella versione standard, è davvero ottima. Chiaramente non avendo un profilo log più di tanto anche in post non potremmo fare, ma è davvero tanta roba la qualità, perché a mio avviso anche contro il Mavic Air 2, nonostante Autel tenda sempre a pompare un po' i colori, a saturarli un po' di più rispetto alla realtà dei fatti, però secondo me la qualità di camera anche quando andiamo a fare il crop è davvero importante. Quindi fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ve ne pare. Io ora aspetto che il sole vada completamente giù per un'ultima ripresa di confronto tra i due, che vi lascio qua a fine video. Vi ricordo che i file originali, foto e video, li trovate nel nostro gruppo di Telegram. Iscrivetevi qua al canale, perché io ora riparto con un'altra batteria del Nano Plus contro l'Air 2S, così avremo, almeno per quanto mi riguarda, uno scenario super chiaro di quelle che possono essere le potenzialità di questi nuovi nani. Che dire, io vi saluto, sono molto felice che finalmente la giornata è partita davvero molto molto male, perché quando metti la sveglia alle 5 e mezza per fare l'alba, fare un video, e poi questo video non lo riesci a fare perché smadonni che non funziona niente, ovviamente non ero molto felice oggi. Finalmente, dopo una serie di consigli, suggerimenti che mi sono stati dati anche nel gruppo di Autel Evo Italia, grazie a Luca che ovviamente si spende sempre per aiutare il prossimo da buon samaritano, e quindi sono riuscito appunto, grazie ad alcuni utenti, ad avere dei suggerimenti in più per fare nuove prove. Ho formattato l'SD card in tutti i modi possibili e immaginabili, alla fine il drone se l'è presa, speriamo che ha registrato tutto, ma credo di sì, non dovrebbero esserci problemi. Quindi, che dirvi, io vi saluto qua dal lago, vi aspetto sotto nei commenti per sapere anche la vostra opinione. In questo momento esatto in cui sto registrando il video non mi sento comunque di consigliare il Nano standard, nonostante la qualità contro il Mavic Air 2 mi abbia positivamente sorpreso della camera, ma è un drone che secondo me ha davvero un bel po' di problemi, mentre il Nano Plus, secondo volo sull'acqua, mi sembra molto interessante come drone. Quindi iscrivetevi qua al canale, clic, iscrivetevi, lasciate un like di supporto e ci vediamo sul gruppo di Telegram. Vi lascio le ultime clip. Ciao ragazzi. Niente, volevo regalarvi questa ripresa extra finale con il Nano Plus e il Nano Standard con questo tramonto, ma come avete visto purtroppo il Nano Standard alla fine ha deciso di riproporre lo stesso problema che avevo trovato questa mattina all'alba, ovvero il gimbal che non stabilizzava affatto. Che dire, siamo le solite, Nano Standard purtroppo ha dei problemi. Speriamo risolvano, questo lo vedo fattibile, il problema del vento magari un po' meno. Un saluto, qua dall'Umbria.